Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Gabriele, buongiorno, buon appetito a tutti. Come stai Mimmo? Ma chi può dirlo, dai? Qui non si capisce se deve ancora piovere, se deve nevicare, se deve far caldo, ma... Pazzerello, un po' come te, capito? Ma io non sono pazzerello. È un pochino, dai. Sì, un pochettino, sì. Meglio essere un po' pazzerelli, dammi retta. Mimmo, sei troppo concentrato, equilibrato, e meglio essere un po' pazzerelli, dammi retta. Mimmo, vogliamo partire dalla Roma che ieri era da... Di Neymar? Da... Anche, perché no? Perché? Perché no? Ma gli ha tirato una sabongia di quelle... insomma, lì il pur bravo portiere avversario, insomma, mi è sembrato abbastanza impossibilitato. Ma Mandanda Tevez dall'altra parte, allo specchio, il gol di Tevez allo specchio contro il Genoa è stato il gol di Neymar ieri sera. Ascolta, rivincita rispetto alla finale del mondiale? Che rivincita, ma amichevoli, che non contano niente, però... Per vedere magari delle grandi giocate, queste sono delle partite, come posso dire, abbastanza interessanti e propedeutiche, diciamo, per il fine di vedere lo spettacolo. Però insomma. Il Brasile ha rimesso in porta un portiere Jefferson, di. Thomas Jefferson. No, non è lui. Non è lui. Ah, non è lui. Non è Thomas Jefferson, no. È quello che giocava centravanti nella Latina, quindi? No, nemmeno lui. Ha deciso di spostarsi un pochino dietro e fare il portiere? No, è il portiere del Botafogo. Ah, vedi. No, ti dicevo, è importante che il portiere sia il portiere sia di colore, perché sai che in Brasile no, c'è la famosa maledizione di Barbosa, per cui non è che c'è una grossa simpatia. Voglia maledizione in Brasile, figurati. Oh, non è che da queste parti quest'anno non siamo stati abbastanza maledetti, perché insomma la pareggiata in qualche modo è anche una maledizione. Però tu che cosa mi volevi dire, caro? No, io ti volevo chiedere una cosa sulla Roma, perché ieri i titoli dei giornali dicevano Roma da rinnovare, rivoluzionare, eccetera eccetera, invece oggi si parla di rinascita della Roma. Innanzitutto vanno verificati i titoli di quali giornali, insomma, no? Nel senso che ne parlavamo anche ieri, no? È rifondazione, restaurazione, ritocchi, è una bella romanella, una ripulita, fate come vi pare, insomma, è chiaro che è un po' il momento che ti porta a parlare di queste cose. La squadra deve chiedere soltanto una cosa al campionato, anzi alla stagione, cioè di arrivare al secondo posto. Poi per il resto è già tempo, e credo che sia anche giusto farlo, di pensare al futuro. Quindi ecco perché si parla di queste cose, si parla molto di più della Roma del domani che di quella di oggi, se tu vedi, no? Uh-huh. Sarà perché l'appuntamento con il Napoli è ancora lontano, sarà perché ci sono gli impegni con le varie nazionali, sarà perché Trigoria è mezza vuota, non ci sono un sacco di ragazzi, però si parla più della Roma che verrà piuttosto della Roma che c'è attualmente a disposizione dell'allenatore. Ed è chiaro che vedendo quello che è successo quest'anno e analizzando un pochettino il rendimento di, non posso dire di alcuni, ma di parecchi giocatori, è chiaro che la rifondazione, chi parla di rifondazione, chi parla di grande rinnovamento, non è nel torto, insomma, perché proviamo a fare un giochino, caro Gabriele. Sì, volentieri. Proviamo a vedere quanti giocatori, insomma, terremmo io e te proprio così, con l'animo sollevato. Sì. Allora, proviamoci, dai, cominciamo da dietro. Partiamo dai portieri. De Santis, Korupski, manco uno dei due io. Nemmeno io. Quindi lì già si apre un problemino. Poi, esterno destro, consideriamo ancora Maicon calciatore oppure? Sì, io sì, allora, ci voglio Maicon credere. Dorosidis, terrei Dorosidis per fare il terzo. Manolas, Ian Gambiwa, terrei Manolas, Ian Gambiwa francamente non mi entusiasma. Astori lo ridarei tranquillamente al Cagliari. Cole non so chi se lo prende, ma insomma di certo non mi serve. E Olebas è uno che se non si mette lì corpetto in fuori a fare il quartello dei quartieri, non mi sembra un giocatore di grande affidabilità. Insomma, Mimmo, ma mai dimenticato Spolli? Aspetta. Perché Olebas io ci sono cascato, pensavo che fosse un buon giocatore, in realtà mi ha deluso profondamente, pensavo veramente che lui potesse dare qualche cosa, in realtà ha dato molto meno di quello che un po' tutti speravamo, penso io. Penso. Ma t'ha illuso, cioè t'eri illuso perché credevo che avesse sto passo un pochettino alla Kolarov,
al classico terzino sinistro che sa attaccare e sa difendere. In realtà lui fa un gran casino quando difende, e all'attacco ci è andato un pochino troppo poco. Colte, l'ho detto. Oh, Spolli, tu mi devi innanzitutto convincere di una cosa. Sì. Spolli è un giocatore della Roma? Credo proprio di sì. Sì, sì, te lo do per certo, è una notizia. È uno dei grandi misteri di questa stagione, ma no, all'attenzione, non che Spolli debba fare il titolare, cose di questo genere, non è assolutamente questo. Però io continuo a chiedermi, ma che l'avete presa a fare Spolli? Cioè, non lo so. Mi fa abbastanza sorridere anche ripensare le sue parole. Capisco, sto povero ragazzo è venuto qui, chissà che cosa io gli possono aver detto. Nel corso della sua presentazione disse: non sono venuto qua per fare il quarto. Infatti è il quinto. Anche io che fai il quinto, però. quindi, però insomma, Spolli, se non l'hai mai visto, come fai a pensare di poterlo tenere, caro Gabriele? Quindi dietro pensa, tra tutti quelli che ci sono adesso, considerato che Maicon difficilmente potrà continuare a fare il calciatore del Marimelli, almeno di un miracolo al ginocchio, terrei Tolosidis e Manolas. Come sei vita? Bene, mi chiedevo di Castan. Castan però è tra quelli che non hanno giocato quest'anno. Esattamente. No, anche perché poi che... la domanda successiva che volevo farti, ma te la faccio dopo aver analizzato. Ma nessuno è più esperto di cose di Castan di te. lo sappiamo tutti perfettamente. Lo tutti che quanti. Sei. Sono il portavoce di Castan. No, te la faccio dopo la domanda su Castan e Strootman. Andiamo al centrocampo. Pjanic. Non essere così acido, però. No, dai. No, Mimmo, che scherzi. Pjanic. Allora, centrocampo, fammi i nomi, dai. Pjanic. Io lo terrei. Io no. Vabbè, stiamo giocando insieme. Già, dovevamo fare giochetto, scusa. De Rossi. Sì. Io no. Keita. Sono molto tentato. Diciamo, mettiamo un attimo un punto interrogativo, dai. Io lo terrei. Florenzi. Florenzi, assolutamente sì. D'accordo con te. Paredes. No. Nemmeno io. Nainggolan. Sì, assolutamente. Uchan, me la devi fare questa domanda fra 10 domeniche, 9 domeniche, insomma, 9 se lo abbiamo domeniche, non si può più parlare di domeniche, però. Uchan non sono in grado di darti un giudizio. Su Paredes ho capito un po' di cose, su Uchan non tanto. Per quanto riguarda Keita, occorre capire che cosa voglia lui innanzitutto dalla Roma. Se lui vuole un contratto ancora più lungo di una stagione, probabilmente chiede qualcosina di troppo, io ritengo. Però poi dopo i contratti li fa Sabatini e Baldissoni, non li faccio io, quindi poi decideranno loro, insomma. Strootman. Quindi tu faresti fuori Pjanic e De Rossi. Pjanic e De Rossi e Paredes. E Paredes. E probabilmente anche Uchan. Strootman. Beh, Strootman, aspettiamo che possa tornare ad essere un calciatore, che abbia anche la fortuna di tornare ad essere quello che era prima, perché sappiamo tutti perfettamente che quando c'è di mezzo la cartilagine vai sempre a toccare un argomento abbastanza delicato, insomma è una cosa piuttosto grave, e quindi speriamo che possa recuperare per il meglio, dai. Quindi passiamo al reparto offensivo, attaccanti, sì. Francesco Totti. Francesco Totti non è che dicevo Veno o Tengo, Totti è Totti, cioè non... Nel senso che non si può dire Totti o Cacio, Totti o Venno, Totti, no, cioè sta lì, che devi fare? Abbiate pazienza, no? Tanto c'è ancora un anno di contratto, quindi poi dopo se leverà le scatole da anche lui, e quindi sarete tutti più contenti, dai. I Barbo. Ma io ti dico la verità, a me il Barbo stuzzica molto, cioè uno che mi piacerebbe vederlo, insomma, un pochino di più. È uno che potrebbe far cascare l'Olimpico, diciamo, in senso buono, con le sue accelerazioni, sì. Sì, con questo modo di decorre, che è una cosa assolutamente impropria, però insomma io lo terrei un attimo lì, vediamo, dai. Gervinho. Ci metto un attimo un punto interrogativo. Per me no. Verde andrà in prestito, no, immagino. Verde deve andare a giocare, che sta a fare qua. Iturbe sì, anch'io. Ljajić. Ljajić, sì. Sì. Dumbia. No. Sì. Toni Sanabria. Assolutamente sì. È veramente un grande giocatore, Mimmo. Beh, insomma... cioè, è un prospetto di grande giocatore. Sì, comunque sono ragazzi di prospettiva, come dici te, ma che comunque hanno già dimostrato qualche cosina.
Oh, Gervinho, allora, Gervinho del 2015 non mi serve, Gervinho del 2013, prima parte del 2014 mi serve. Io non lo so, forse quest'anno ha ragione chi dice che avendo vinto la Coppa d'Africa lui ha finito lì la sua stagione, che è felice e soddisfatto, non deve più chiedere niente al suo lavoro e alla vita, almeno fino alle prossime vacanze. Certo, sarebbe molto triste se questo fosse vero, e sarebbe molto triste per la Roma, però noi non siamo nella testa di questi calciatori che hanno portato a casa un trionfo che per loro è veramente una qualcosa di storico, che rimarrà per sempre nella storia vera del loro paese. Quindi non lo so, certo l'ultimo Gervinho non serve. Intanto Mimmo ti do una breaking news, perché sta scrivendo sul suo profilo Twitter Alessandro Antinelli, che è l'inviato della Rai per la Nazionale, e dice: a parte Florenzi che non partirà per Sofia, come saprai, per il problema al ginocchio, sì, rimane fermo anche Pasqual, si ferma anche Marchisio, e Antinelli dice: stagione finita per Claudio Marchisio. Addirittura. Stagione finita, scrive. E che è successo? Lui parlava di problema muscolare qualche minuto fa. Sarà uno strappo. Sarà proprio uno strappo, sì. Sì, sì. Ah, comunque Antinelli, che all'ascolto ovviamente, che noi salutiamo, e poi dopo avremo modo e maniera di sapere. Dispiace ovviamente quando qualcuno si fa male in questa maniera, comunque. Certamente, invece si pensava che Florenzi potesse tornare a casa, invece pare che comunque rimanga lì. Comunque se c'è un problema di distorsione al ginocchio, a me della Nazionale francamente interessa poco. Sì, sì. E interessa a Florenzi in quanto giocatore della Roma, che è stato prestato per queste due partite alla Nazionale, ma poi l'appuntamento di Florenzi è quello contro il Napoli il 4 aprile, speriamo che non sia nulla di grave, insomma. Però vediamo, se lui rimane vuol dire che non è una cosa particolarmente grave, vediamo un pochettino, dai, c'è modo e tempo e maniera. Mimmo, sono le 13:20 praticamente, dai. Ci fermiamo un secondo? Un attimo, dai. Ma giusto un attimo, eh? Certamente. Eccolo. Eccoci qui, visto? Due secondi proprio. Hai controllato qual è l'infortunio di Marchisio? Sì, dovrebbe essere di natura muscolare. Va bene. Però no, va bene, aspettiamo, insomma, conferme. Non riferito a quello. Sì, diciamo che aspettiamo conferme, ma dovrebbe essere quel tipo di infortunio lì. Comunque sono stati anche resi noti i nomi dei convocati, partiranno in 23. No, stavo pensando che Pogba si è strappato. Sì. Marchisio, da quello che sembra, ha avuto un grave danno anche lui muscolare. Quindi non è soltanto la Roma che la preparazione magari è fatta un pochettino così, oppure l'usura delle tante partite, vedi, quando poi si danno dei giudizi, si fanno delle ipotesi, si parla sempre di alcune cose e magari se ne dimenticano altre. E questo è il calcio, insomma, diciamo. Scusami, ti ho interrotto per la convocazione. No, sono stati resi i nomi 23 convocati per la gara contro la Bulgaria, e come avevamo già detto, Marchisio, Pasquale e Florenzi non sono stati convocati. Infatti anche Gazzetta riportava questo fatto questo parallelismo con l'infortunio di Paul Pogba e il lungo. Mannaggia. Mimmo, mi dispiace un pochino, è proprio gazzetta.it, però va bene, andiamo avanti. Questa Roma che deve rinascere. Sì. Deve rinascere. Anche se ricordo a tutti che la Roma è seconda in classifica. Esattamente. Deve rinascere. Però, da Castan e Strootman, partendo da questi due presupposti? Sarebbe una grandissima rinascita, se tu pensi, no? Perché sono due ragazzi che quest'anno hanno giocato veramente nulla quasi. Castan assolutamente molto meno rispetto a quel pochissimo che ha giocato Strootman. Castan è un giocatore importante, ha dimostrato di essere un giocatore importante per mille motivazioni, e sono le stesse motivazioni che accompagnano i giudizi su Strootman. Sarebbe molto bello se la Roma potesse contare su di loro in avvio della prossima stagione. Di fatto andresti avanti con due nuovi acquisti, insomma, rispetto all'ultima stagione, e due nuovi acquisti di grande personalità, di grande qualità. Se è vero che la Roma è mancata non soltanto la componente tecnica, ma anche o forse soprattutto la componente, diciamo così, psicologica, tu recuperi due giocatori come Strootman e Castagna, insomma fai un importante passo in avanti sotto questo aspetto, no? Sì, dal punto di vista della personalità, certamente. Del carattere, diciamo così, della personalità, dello stare in campo in un certo modo,
Gli appellativi per i calciatori non nascono mai per caso, quindi se uno è il guerriero e l'altro è una specie di guerriero pure lui, magari anche in 2.0, evidentemente l'avevano dimostrato sul campo e sicuramente sono mancati molto alla Roma. Mimmo, com'è possibile che Insigne e Strootman subiscono più o meno lo stesso infortunio e il napoletano dopo 4 mesi può tornare in campo e l'altro dopo 9 mesi si torna a fatica e poi subito si riferma? Ma ne stavo parlando l'altro giorno e qualcuno ha pensato io volessi fare una polemica nei confronti dello staff medico della Roma, in realtà era soltanto un dato di cronaca, esattamente quello che stai dicendo te. È vero che sono 2 infortuni al legamento crociato anteriore del ginocchio, ma io ho imparato a non generalizzare, nel senso che ogni infortunio ha una sua natura, una sua storia, un suo perché. Ogni individuo è diverso uno dall'altro, il ginocchio di Insigne è diverso da quello di Strotto, è diverso da qualsiasi altro ginocchio, quindi non è dato sapere se il lungo tempo, diciamo così, per la riabilitazione di Strotto sia stato legato a un certo tipo di intervento diverso rispetto a quello che ha fatto Insigne. Di certo sono stati operati da 2 chirurghi diversi, questo sì, che magari hanno delle tecniche diverse, questo può aver contribuito, non lo so. In questo caso, cioè nel caso di Strotto, ma la componente, come posso dire, un pochino di sfiga c'è stata, credo, fortuna, no? Sì. Perché insomma le operazioni vanno bene, poi c'è anche un decorso post-operatorio e talvolta si possono creare dei problemi indipendentemente dal tipo di operazione e da come è andata l'operazione. Anche la fisicità probabilmente, Mimmo, visto che ma Strootman... conta anche probabilmente, cioè una gamba di Strootman fa 2 gambe di Insigne, con tutto il rispetto. Forse va tutto Insigne, una gamba di Strootman. Beh, adesso stai esagerando come tuo solito, però è evidente che non si possono paragonare le cose, si possono fare soltanto dei paragoni sui tempi tecnici che hanno accompagnato questi 2 interventi. Ed è evidente che salta agli occhi il fatto che Insigne ci ha messo 4 mesi per tornare, mentre Strootman ce ne ha messi 9, dopodiché si è trovato a dover combattere con il ciclope e ancora non ha finito di combatterci. Insomma. Accidenti. 6 partite e poi si è rifermato di nuovo. Credibile. Sì, sotto questo aspetto la componente sfiga c'è stata sicuramente, però anche una componente indipendente magari dallo stesso giocatore o dal tipo di operazione che ha subito. Lo ripeto, noi possiamo e dobbiamo considerarla perché ogni ginocchio è diverso dall'altro, da qualsiasi uomo dall'altro, quindi da qualsiasi giocatore un altro. Quindi non è il caso, secondo me, di fare dei paragoni sotto questo aspetto. Rimane soltanto, lo ripeto, il dato proprio così temporale che uno ci ha messo 4 mesi e l'altro 9 e poi ha ricominciato a soffrire. Sei d'accordo con De Santis, Mimmo? Cioè il momento di difficoltà? L'arbitro? No. Morgan, non Massimo. Sanctis, quindi, sì, sì. Che ieri ha fatto, no, ha fatto gli anni. Sì. Neanche gli auguri li avete fatto voi. Ma perché noi vogliamo tenere comunque le distanze rispetto ai giocatori. Sempre saputo che tu, in particolar modo, tu Gabriele sei nemico. Molto nemico, insomma, di De Santis, no? Bello che ti dica durante le radiocroniche ne parli sempre male, vero, anche quando gioca Skorupski parli male di lui, lo sappiamo tutti perfettamente. Dai. Nemico di De Santis. Del resto ci sono le registrazioni. E amico di Massimo De Santis a questo punto, mi verrebbe da dire. Beh, io l'ho visto parecchie volte andare a prendere una cosa al bar a te, Massimo De Santis, che sicuramente è amico tuo, e insomma lo dimostrano i fatti. Di Tivoli. Sei d'accordo? Sei vicino, no? Sì, beh, siamo lì, Marino Tivoli, un attimo. E tu quindi sei marinese proprio? Io sono nato e cresciuto. O marinato? No, marinese. Nato e cresciuto lì e poi ho abbandonato il paese per cercare la gloria nella città. E non l'ho trovata. Ciao, faccio. Di Nazzo non si è andato in altro modo, dai. Sei andato in cerca di fortuna nella capitale? Nella capitale, però molto giovane, avevo 20 anni. Ah, ecco. Ma perché quanti ce n'hai io? 31. Cioè, come te li porti male, vero, capì? Vero. È una cosa brutta. Guarda, sono entrato nella mia prima redazione nel 2006. Io nel 2006 già mi ero rotto i coglioni. Ah, no, Mimmo! No! No. Che erano anni, no, no. Mimmo! Io credo che anche nell'83, quando sono nato, già te l'hai stufato. Che dobbiamo dire? Il momento di difficoltà è passato? Sei d'accordo con lui? Beh, insomma, io me lo auguro.
Me lo auguro. Prima abbiamo fatto un giochino, no? Abbastanza stupido, ma insomma quello noi possiamo fare visto il nostro livello, no? E abbiamo detto che tra De Santis e Skorupski non ci serve niente, manco uno di due. Ti ringrazio per non avermi parlato di altri due portieri che frequentano Trigoria in questo periodo, insomma, che vabbè, più stanno lontani dalla porta della Roma e più sto tranquillo. Però l'altro giorno ha chiamato un ascoltatore dicendo: perché non mettiamo dentro il giovane Curci? Perché non è più giovane? A parte che è giovane in par dei coglioni, perché 85, qual è il giovane? Ha 30 anni, quindi insomma, da mo che era giovane. Però no, parlavo anche di quell'altro che ti prego di evitare di nominare, perché è bene non sfidare. Sì, sì. E De Santis, che te devo dire? Cioè, speriamo che anche per lui sia finito il momento così dell'appannamento. Ultimamente la partita che io ricordo con maggior preoccupazione è la partita Roma-Sampdoria. Che la Roma ha perso 2-0, no? Sì. Cioè lui non ha fatto una parata. Due tiri nello specchio della porta e due gol. Ma non per colpa sue specifiche. E questo è ancora più tremendo. Il fatto è che tu stai in porta e non puoi fare niente. E secondo me, adesso non vorrei magari mancare di rispetto a qualcuno, ma un portiere se sta in porta qualcosa riesce sempre comunque a farlo, o comunque prova a farlo. Mimmo, mi aspetti un secondo? No. Ti prego, perché volevo parlarti di Sacchi, che ci ha ricascato e ha detto: Roma ha un problema serio con l'ambiente, Florenzi è un campione, se fosse lui me ne andrei. So tutto, dai, sono preparato, dai. Ale, a tra poco. Vai. Mimmo? Nel 2006 in che redazione sei entrato? Quella del Corriere Laziale. Ah, ecco, benissimo. Che ora purtroppo è andato? Purtroppo, sì. Non è stato, diciamo, gestito nella migliore maniera possibile. Ecco. Però ti assicuro che per il Corriere Laziale sono passati tantissimi. Ma lo so. Ragazzi, lo so. Giovani, uomini ormai pensionati che hanno cominciato e hanno fatto questo mestiere. Quindi. Lo so. Ho preso lì il tesserino. Manca la scuola del Corriere Laziale, come probabilmente manca la scuola del Corriere dello Sport, che pubblicava le partite di prima, seconda, terza categoria il lunedì. E sapessi, se tu avessi la possibilità di andare a consultare le vecchie edizioni del Corriere dello Sport di qualche anno fa, troveresti delle firme insospettabili che andavano a fare Piando le Torri di Trullo, per dirti. Quante ne ho fatte, Mimmo? Ma tantissime, proprio tante. Io, ma va io, bene così, non ti credi, assolutamente. Io il povero Luciani sui campi di periferia, perché lui zona Casirina, perché anche lui, perché ce lo mandavo io, perché all'epoca distribuivo i servizi. Ah, quindi eri il capo Luciani? No, il capo Luciani no, distribuivo i servizi in maniera proprio sbagliata, devo dire anche. Ah, ok, ecco perché ha chiuso il giornale, quindi ha chiuso dopo che mi hanno licenziato. Quel momento lì dove capi che dovevi cambiare mestiere, invece. Ma infatti, se ci pensi, l'ho cambiato, perché sono passato dalla carta stampata al giornalismo parlato. Ah, ecco, bravo. Se dice così adesso? Non lo so. Ok, perfetto. Senti, sai, questa digressione sui tuoi trascorsi. Vabbè, quasi dieci anni fa. Nelle varie redazioni. Non parliamo della radio perché ho cominciato ancora prima. Comunque, Sacchi. Ah, che fa? Giustare, a romperla? No, trasmetteva una. Sacchi, parliamo di Sacchi. Sì, allora. Una piccola redazione di Albano. Vabbè, cose. Albano chi io? Albano Laziale. Albano Carrise? No, Albano la cittadina, quella nei Castelli Romani. Ma tu sei proprio, diciamo, vabbè, andiamo avanti allora. La sono Sacchi. Sì. Tu di dove sei? Sei di Marino, giusto? Sì. Tu puoi parlare dell'ambiente di Mazzara del Vallo, per esempio? Non credo, no. Puoi parlare dell'ambiente di Kaffenberg? No, pur essendoci stato, sì. O di Sterzing? No. Oppure di Kastelrot, fa tutti i nomi molto. Sì. Pinzolo. E allora Sacchi, che cazzo ne sa della mente romana? Imbo. Si può dire romano? No. Che cosa ne sa dell'ambiente della capitale? Chi gli ha raccontato, qualche amico suo? Il problema di Sacchi è che si è scelto gli amici sbagliati a Roma, probabilmente, che gli hanno raccontato un sacco di fregnacce
che hanno raccontato la loro verità, innanzitutto perché non sono romani nemmeno loro, e danno una, fanno una descrizione di questa città, dell'ambiente sportivo romano, che probabilmente non è in linea con quello che va raccontando Sacchi, perché poi Sacchi magari dice anche una cosa giusta, no? O comunque che ha una parvenza di verità, però lui che ne sa? Quindi qualcuno l'aveva detto, io non penso che Sacchi abbia abitato a Roma, abiti a Roma e conosca alla perfezione l'ambiente romano. Poi che significa ambiente? È troppo facile far fenomeno di queste cose, quindi finché parla di pallone credo che insomma uno debba stare lì ed ascoltarlo, anche talvolta in religioso silenzio. Se parla di ambiente romano, pensarsi all'ambiente suo, insomma, no? Parla anche dei nuovi tecnici e dice che ci sono pochi tecnici che curano il calcio giocato. Lui li chiama. Comunque non è la prima volta che ne parla male, perché. Sì, non ne parla proprio, perché lui chiama. No, però ti spiego, perché lui è un bel paraculo. Qualche tempo fa lui fece un'intervista al Messaggero, molto molto bella, molto ricca di contenuti. E all'interno di questa intervista lui diceva che la Roma era assolutamente incapace di fare del pressing, ad esempio, e che faceva una fase difensiva praticamente ridicola, e che disse anche queste frasi virgolettate, potete andarvi a rivedere l'intervista: se la Roma facesse la fase difensiva che fa l'Empoli probabilmente vincerebbe tranquillamente lo scudetto, lo diceva qualche mese fa quando ancora magari la lotta per lo scudetto era aperta. E nel momento in cui lui oggi in questa intervista a 7 mi sembra, no? Sì. Che dice che insomma non fa il nome di Garcia, però quando parla della Roma parla di una carenza nel non possesso palla, giusto? Sì. È evidente che rimprovera alla squadra e quindi all'allenatore la capacità di gestire la partita in un certo modo. Ma infatti non lo cita, dicendo che lui chiama ottimisti questi tecnici intelligenti e capaci di rischiare, e dice che sono Di Francesco, Sinisa Mihajlovic, lo stesso Roberto Mancini, che comunque qualcosina ha vinto, Stefano Pioli, e poi c'è Maurizio Sarri. Beh, Sarri è la sua proiezione all'indietro, insomma, diciamo così, no? Devo dire che mi è piaciuto molto ieri l'incontro che c'è stato fra Sarri e Mihajlovic, perché di solito gli allenatori vanno a trovare gli altri allenatori quando stanno a spasso, no? E vado a farmi una settimanella a seguire questo, a seguire quell'altro. Il fatto che si siano invece visti e si siano parlati due allenatori che insomma sono in competizione, che sono avversari durante la stagione, quindi in campionato, secondo me potrebbe portare qualcosa di positivo poi nello sviluppo del calcio italiano, che è veramente moribondo, che diciamo è abbastanza pietoso fin dalle sue come posso dire, dei suoi organi più importanti, no? Basta vedere chi governa la Federcalcio, poi capisci perché il cannoniere migliore della nazionale attualmente di Conte si chiama Chiellini, e questa cosa fa particolarmente ridere, no? Però ti dà l'idea di come il calcio italiano sia veramente arrivato quasi a un punto di non ritorno. Vai a vedere chi sono i convocati e c'è veramente poca roba. Però noi stavamo parlando di Sacchi, che ha le sue idee, che possa essere condivise o meno. Se parla dell'ambiente romano, mi chiedo a che titolo lo fa, perché non lo conosce. Quindi parla tanto per parlare o perché qualcuno magari gli ha raccontato, quindi per sentito dire. E non mi sembra in questo caso un comportamento molto lineare. Se poi Garcia è abbastanza acclarato questo, caro Gabriele, che a lui non piace, non lo considera un grande allenatore, ma insomma avrà anche i suoi motivi, figurati, insomma. No, certo, se fa il confronto fra Garcia, Mourinho e Ancelotti e Guardiola, sto pure io dalla parte di Sacchi. Certo. Cioè, quelli sono allenatori che hanno vinto tutto, e quindi metterli a confronto con un allenatore che fino adesso ha vinto soltanto nel campionato francese, ovviamente non si fa nemmeno un favore a questo allenatore che ha vinto un campionato francese. Però se lui comincia a parlare di ambiente romano li toppa, perché lui non lo conosce. Mimmo, qualcuno, torna a ripetere, gli ha raccontato delle cose che non stanno né in cielo né in terra, se è raccontato in un certo modo. Uno la realtà la deve vivere, è inutile che parli di cose che non conosci. Esattamente. Mimmo, che è? Fatte conto. Fatte conto, sì. E allora ci sentiamo domani.
sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo, Gabriele, ciao, domani non mollare, mai, mi raccomando, mai. Ciao. La 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 la.